Abbiamo bloccato i lavori oggi, scusate. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, salve. Buongiorno. Costumi, quindi, poi, però, costumi prodotti per le. Ha visto le che anche l'atleta siriana rifugiata, c'è una cosa molto, una delle cose belle di questa Olimpiade, è che c'è questa atleta rifugiata che nuota. Ed è che Arena. Arena. La ragazza è arrivata praticamente in Germania dopo aver trascinato probabilmente la barca da sola nuotando per diversi chilometri. E l'allenatore, che è un po' il suo mentore, è un ragazzo tedesco che è l'allenatore del nostro club sponsorizzato e quindi poi... Oggi sulla CNN, mentre correvo stamattina sulla CNN, c'era l'atleta siriana che va alle Olimpiadi. E poi abbiamo altre fabbriche del mondo. Sì, nel senso che... Saluto. Buon lavoro a tutti, buongiorno, buon lavoro. Buon lavoro a tutti, buongiorno. Quindi se vogliamo qua è una parte che funziona in Italia, ma tutta la parte, se vogliamo, di altissimo valore aziendale. Quanto fatturate adesso? Più di 110 milioni. Bene, io non ho mai pensato che fosse facile cambiare questo paese, ma ho sempre pensato che sia la cosa più entusiasmante che può capitare non a una persona, ma a una generazione di persone. Ai sindaci, qualsiasi sia il loro colore, ai presidenti delle regioni, ai parlamentari presenti, alle donne e agli uomini dell'impresa e soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori. Realizzando questa strada, voi non avete soltanto messo la parola fine a un ritardo decennale. Realizzando questa strada, avete restituito all'Italia la possibilità di credere che il futuro che ci aspetta è un futuro di orgoglio, di passione, anche di fatica, perché c'è da lavorare. Ma è un futuro nel quale, se ce la mettiamo tutta, potremo essere protagonisti. Viva l'Umbria, viva le Marche e viva l'Italia! Perfetto.